Mauro e il leone, capitolo 5. Al Lucky Barnum americano. Mentre Ulisse e il Mauro galoppavano svelti nelle strade per raggiungere la loro casa, videro correre verso di loro un omone grosso e robusto, con un vestito a righe bianche e rosse. Aveva la camicia bianca, una facciona rossa e in testa un largo cappello rosso con intorno un alto nastro bianco. Muoveva per aria un bastone e intanto gridava: «Belli, belli che siete! Fermatevi per favore! Ho da dirvi una cosa very importante!» Ulisse smise di correre e il Mauro disse subito: «Buongiorno! Cosa c'è, signore? Noi abbiamo molta fretta perché abbiamo molta fame, io almeno!» L'omaccione sorrise con una strana smorfia che gli raggrinziva tutta la gran faccia rossa. Appena cominciò a parlare, il bambino capì subito che era americano. Diceva: «Ok, ok, facciamo in un momento, yeah, yeah! Io mi chiamo Al Lucky Barnum e sono il president della SAL, yeah, yeah!» «La SAL? Cos'è la SAL, signor Barnum?» chiese il Mauro. «Oh, yeah, yeah, bel bambino, ma chiamami pure Al!» rispose quel Barnum con un sorriso largo come il suo cappello. «SAL vuol dire Società degli Amici dei Leoni, e io voglio che tu mi dica...» «Amici?» chiese il bambino. «Cosa vuol dire amici?» «Bello, good! Ho commesso un errore, una sbagliata cosa. Io volevo dire amici, non amici. Amici dei Leoni», rispose quel Barnum, diventando ancora più rosso per lo sbaglio. «Noi della SAL proteggiamo tutti i leoni, ecco perché c'è la SAL. Allora, bambino bello, dimmi dove abiti, così vengo a trovarti, te e questo bellissimo leone beautiful, e così vi aiuto. Good? Aiuto questo leone se ne ha bisogno». Ma al Mauro la faccia di quel Barnum non piaceva. Se avesse suonato alla porta di casa sua mentre era solo, non gli avrebbe aperto, come aveva raccomandato il papà. Così rispose: «Non abbiamo bisogno di nessun aiuto, signor Al Barnum. Grazie». Intanto Ulisse scuoteva la criniera per far capire che anche lui la pensava così. «Ma vi prego, please!» insistette quell'omaccione. «Vi prego, soltanto la SAL può salvare un leone se è in pericolo. Dimmi dov'è la tua casa!» Adesso era diventato rosso come la salsa di pomodoro, ma per la rabbia. «Dimmi dove stai, altrimenti...» E alzò il bastone chissà per far cosa, perché... come si può pensare di bastonare un bambino in groppa a un leone suo amico? Vedendo quel bastone, Ulisse ringhiò, piano ma ringhiò. Al Lucky Barnum questa volta diventò bianco come la sua camicia. Se ne andò piano piano. Chissà dove. E poi cosa importava? Che tanto il Mauro e Ulisse erano corsi via velocissimi. Poco dopo erano davanti alla loro casa. Il bambino saltò a terra, aprì il cancello, attraversò il prato insieme al leone e, raggiunto il pianerottolo, suonò il campanello. Subito il papà aprì la porta e lanciò un urlo.